regolamenti. E ora posso dire con tranquillità. Chi l'ha detto? Scusate, ma stasera mi parlano tutte. E vai televoto! Vai Milly Carlucci! Milly Carlucci! Ma che sorpresa! Ma stasera è un pieno di sorprese, vieni! No, però mandalo, perché sennò succedono... Parti, vai. No, lo devi dire tu, vieni qua. Lo dico io. Lo devi dire tu, perché con la tua voce inconfondibile devi dirlo tu. Mi prendono tutti in giro per questo fatto che prego. Non apro le... Soprattutto Emanuela Aureli, che salutiamo. No, seriamente, via al televoto. Ma non si balla. Sì, e via al televoto. No, scusa, perché con Emanuela siamo amici. Allora, come stai? Che piacere averti qua. Grazie per la tua presenza a Miss Italia 80. Vorrei approfittare per mettere a frutto la tua esperienza e metterla al servizio anche delle ragazze. Quindi ragazze, approfittatene con la giusta discrezione e rispetto per fare delle domande alla signora Milly Carlucci, va bene? Mi raccomando, giocatevi l'opportunità carpendo anche qualche segreto della donna e della professionista. Oh, ti addirittura! Va? Dai. Ma sono ragazze pepate, mi metti veramente sulla graticola. Certo, queste sono pronte per farti delle domande molto particolari. Le vuole cominciare lei? La numero 31. 31, vai. Se non fosse stata bella, secondo lei la sua carriera avrebbe ottenuto gli stessi traguardi? Allora, intanto mi do del lei, perché? Senti Milly, posso suggerirti una cosa? Sto con loro? Ti va ad andare proprio in mezzo a loro, perché il quadretto mi piace. Vero pubblico, Milly Carlucci in mezzo proprio alle nostre finaliste. Non mi dare del lei, diamoci del tu, va bene? Allora, in fin dei conti, siamo quasi colleghe, no? Tu stai cominciando questa carriera, vuoi fare qualcosa nel mondo dello spettacolo, ti piacerebbe? Sì, io vorrei tanto diventare una conduttrice. E allora, vedi, siamo sulla stessa strada. Allora, e poi grazie perché hai detto implicitamente che sono bella, cosa che io non mi sono mai sentita in tutta la mia vita. Davvero, quindi penso che questo sia in dubbio per tutti quanti noi. Grazie del complimentone. Comunque, senti, è chiaro che per fare questo lavoro devi avere quella qualcosa, quello sbrilluccichio che un po' è carisma, fascino, no? Quella cosa che si dice uno buca lo schermo, per cui è una qualità che però non è proprio la bellezza, è un insieme di tante cose. Sono assolutamente d'accordo. Prossima domanda? Dai. Chi vuole approfittarne, ragazze? Forza, momento unico, Prego. Ha mai subito molestie sessuali o magari qualcuno che ci ha provato insistentemente, fastidiosamente? Senti, a me non è mai successo, per fortuna, forse perché, non lo so, forse perché c'è un'aria severa, che ne so, no, non mi è mai successo. E poi comunque una cosa che vorrei dire è che il mondo dello spettacolo non è il luogo di tutte le tragedie, di tutte, della gente peggiore del mondo, assolutamente, è un mondo come tutti i mondi, i vari ambienti di lavoro, dove c'è del bello, del medio, del brutto, no? Quindi si incontra... A fortuna puoi incontrare gente meravigliosa e gente meno meravigliosa, ma questo succede in qualunque altro ambiente di lavoro, quindi non c'è nessuna differenza rispetto a lavorare in altri ambiti. E vorrei aggiungere che la donna, se vuole, voi ragazzi dovete farlo, può mandare dei messaggi abbastanza chiari e inequivocabili in certe situazioni per avere i giusti respingimenti. Ultima domanda, veloce? Vai. L'ultima? La penultima, perché c'è un'altra ragazza che vuole dire una cosa proprio le scappa. Okay. Vai. Volevo chiederle qual è la cosa più bella del suo lavoro. La cosa più bella del mio lavoro adesso è la gioia di vedere realizzato un progetto, qualcosa che non esiste, che non c'è, visto che dopo tanti anni io poi sono diventata capo autore, capo progetto, eccetera, e qualcosa che non esisteva prende corpo e diventa uno spettacolo. E tu vedi tutti i pezzetti che riescono a prendere vita ed è meraviglioso, è una soddisfazione enorme. Vedere proprio quelli che lo fanno che pian piano migliorano, crescono, si evolvono. E tu hai un approccio molto bello, lo posso testimoniare, perché tu curi come dei figli ogni pezzetto di questi tuoi spettacoli. Perché ogni spettacolo è un po'... Certo, figlio del momento, no? Quello adesso che ne parleremo curare. Di un prossimo spettacolo. Certo. Ultima domanda, che non c'ho tempo. Invece io volevo chiederle da quanto tempo sta con suo marito e se l'ha mai tradita. Lui a me lo uccido. Dovrebbe essere completamente pazzo, chiedo scusa, ma hai conosco capito? La persona, quindi non è il caso. Ciao
giuria, vi vedo laggiù, siete bellissime tutte. Pazzesca. E ciao tutte le ragazze, le meravigliose miss, veramente, guarda, è un'immersione nella bellezza e nel fascino, per cui è il conduttore che rovina il colpo d'occhio.